Buongiorno, oggi volevo parlarvi del significato nutrizionale dei colori dei vegetali, della frutta e della verdura, che sappiamo essere tra gli alimenti più importanti nel panorama nutrizionale per il loro apporto di vitamine, di sali minerali quali il sodio, il potassio, il calcio, il ferro e il magnesio, di antiossidanti e di sostanze epigenetiche, cioè capaci di interagire direttamente con l'espressione dei nostri geni, direttamente col nostro DNA. Hanno grandi concentrazioni d'acqua, questo forse è noto a tutti, pochi zuccheri relativamente nei frutti più zuccherini e moltissime fibre che ci aiutano, perché no, nella regolazione anche intestinale. Però non è noto a tutti che hanno delle proprietà differenti a seconda del loro colore ed è proprio su questo argomento che vogliamo concentrare un attimo la nostra attenzione. Incominciamo dalla frutta e dalla verdura di colore verde, come gli asparagi, il basilico, le bete, i broccoli, i carciofi, i kiwi. In questi vegetali abbiamo prevalentemente clorofilla e polifenoli, che sono entrambi dei potenti antiossidanti, cioè delle sostanze capaci di impedire, di prevenire l'ossidazione dei grassi, delle proteine e degli acidi nucleici del nostro DNA, che è causata dai famosi radicali liberi di cui abbiamo senz'altro sentito già parlare, i quali in effetti sono responsabili di un invecchiamento precoce, oltre che di malattie neurologiche e cardiovascolari. Questi vegetali sono inoltre particolarmente ricchi anche di magnesio, che è un minerale tra i più importanti, il quale infatti regola l'assorbimento degli altri minerali di cui abbiamo parlato precedentemente. Stimola l'assorbimento anche dei carboidrati e delle proteine, facilitandone il metabolismo, regola la pressione dei vasi sanguigni e la trasmissione dell'impulso nervoso. Gli ortaggi a foglia verde hanno inoltre anche una grande quantità di acido folico e di folati, che sono sostanze utili nella prevenzione dell'aterosclerosi, nella regolazione dell'omocisteina, per esempio, e nella riduzione del rischio di incompleta chiusura del canale vertebrale del feto durante la gravidanza. Mi riferisco alla spina bifida. Sono poi ricchi, in particolare kiwi, broccoli e prezzemolo, di vitamina C, che serve per assorbire più facilmente il ferro vegetale e per aumentare la produzione del collagene. Passiamo agli altri frutti e le altre verdure di colore giallo-arancione, come le albicocche, l'ananas, l'arancia e il mandarino, che sono particolarmente ricchi in flavonoidi e carotenoidi. Queste sostanze aiutano a prevenire nuovamente le patologie cardiovascolari e anche a ridurre l'invecchiamento cellulare, potenziano la vista e la crescita, la riproduzione e il mantenimento dei tessuti, nonché le funzioni anche immunitarie. Anche in questi vegetali troviamo la vitamina C di cui abbiamo parlato precedentemente, e infine abbiamo le antocianine, che hanno una spiccata azione antinfiammatoria, sono importanti nella cura della fragilità capillare e riducono gli alti livelli di colesterolo. Andiamo poi ai vegetali di colore rosso, le arance, il melograno, le fragole, i pomodori, l'anguria, dove troviamo ancora antocianina e vitamina C, ma troviamo un nuovo protagonista, una nuova sostanza, il licopene, che è contenuto soprattutto nel pomodoro e nell'anguria e sembra avere un ruolo fondamentale per combattere i tumori al seno, alle ovaie nelle donne e alla prostata negli uomini. Passiamo ai vegetali blu e viola, ci ricordiamo del mirtillo, della mora, dell'uva, del broccolo viola, della melanzana, e questi senz'altro per la presenza di carotenoidi, antocianine e del resveratrolo sono amici della vista, della circolazione e della corretta funzione urinaria. Infine, ci rimangono, da elencare le proprietà dei vegetali di colore bianco, quali la banana, la mela, la pera e il cavolfiore, che sono ricchi di selenio e composti solforati che rinforzano il tessuto osseo e i polmoni e che sono anche, importanti nella funzionalità tiroidea. Nell'aglio, nelle cipolle e nei porri troviamo poi l'allisolfuro che rende il sangue più fluido e meno incline alla formazione di trombi. Molte quindi buone ragioni dunque per consumare giornalmente frutta e verdura in almeno 5 porzioni, come raccomanda l'IRRAM, che è l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Grazie per l'attenzione.